like move to the left, move to the right. Ah, now move a little back and do it thing right now. Bounce for me, bounce for me. Don't give me but bounce for me, bounce for me. I said move to the left, move to the right. Ah, now shake a little bit and move it all tight. Now bounce for me, bounce for me. Don't give me but bounce for me, bounce for me. We can do it all weekend. Ben ritrovati con quello che è il 24esimo appuntamento stagionale con Bergamo Canestro, il magazine che cerca di affrontare un po' in tutti i suoi aspetti quella che è la realtà cestistica bergamasca. Abbiamo un ospite gradito, un gradito ritorno in studio. Si tratta di Marco Planezio, ala della Remer Blue Basket 1971 Treviglio. Con lui vedremo un po' di parlare di quella che è stata l'ultimo weekend tutt'altro che positivo, ne parlavamo anche prima della trasmissione in quel di Siena. Sono arrivati invece risultati un po' più positivi per quanto riguarda altre squadre. Ricordiamo Bergamo Basket 2014 che ha vinto in casa contro Imola ed è stata per la prima volta nella stagione la seconda vittoria consecutiva dei gialloneri cittadini. È tornata la vittoria ed è molto importante perché è riuscita a ribaltare il meno 13 dell'andata con un bel più 20 la fascicola del Vice Albino. Ha vinto sul campo del Cuscagliari quello che era un match cruciale. Si è riscattata anche l'Evoluto Romano Basket che è andata a vincere in campo esterno ed è un altro fatto molto importante perché riporta un pochino in carreggiata per quanto riguarda la lotta dei playoff la formazione bianconera romanese. Per quanto riguarda invece l'ultima delle nostre squadre che partecipano ai campionati nazionali, c'è stato invece l'Alto Sebino Costa Volpino che invece è andato a perdere in trasferta in quella di Scandiano contro il Basket 2000 Reggio Emilia, purtroppo una trasferta affrontata senza un giocatore importante come Gorreri e anche ricordiamo poi che è già fuori per il resto della stagione Borghetti, quindi un po' troppe pedine fuori posto. Torniamo però ad affrontare quello che è il principale argomento di questa prima parte della nostra trasmissione. Parliamo di Remer Treviglio sul alla Palasclavo. L'impressione è vedervi il giorno dopo, non avete, scusatemi il gioco di parole, non avete proprio mai dato l'impressione di essere in partita. Sì, diciamo che non è stata la nostra partita migliore, anzi una partita che è già nata male. Dopo pochi minuti abbiamo avuto l'assenza di Vosquil dove si è fatto male al piede e non abbiamo comunque, non siamo mai stati in partita, non siamo mai riusciti a rispettare il nostro piano partita e a fare quello che ci eravamo detti in settimana. E in più abbiamo perso a differenza canestri, diciamo non proprio la trasferta ideale. Esatto. Obiettivamente si vedeva che non era il giorno, non so se ti ricordi l'azione, verso il terzo minuto che avete difeso bene, poi su un rimbalzo casuale è arrivata la palla Ibans che ha segnato da tre e lì secondo me è stato il segnale che non era una serata di gran fortuna. Sì, diciamo che poi subito dopo fortuna, c'è stato il problema di Vosquil in attacco. Anche con tutta la fortuna del mondo, secondo me non abbiamo proprio approcciato male, abbiamo continuato male per tutta la gara. Notizie di oggi, allora Vosquil ha questo problema di fascite plantare, possiamo dire, che potrebbe tenerlo fermo almeno per una quindicina di giorni. La società trevigliese si è subito messa in moto per cercare un possibile sostituto, in questo caso però deve essere un comunitario. C'è questo nome, Papa Antonio, che è una guardia attualmente in A1 greca alla Larissa. Era interessato a questo giocatore anche Capo d'Orlando, ma sembra che alla fine preferisca tenere il suo americano attuale, che è Maynor, se non ricordo male il nome. E questa potrebbe essere un'alternativa, è un giocatore solido, 1,90 m, può giocare play e guardia, classico giocatore greco, magari non atleta, ma grande fisico, grande mentalità, duro, buon tiratore, potrebbe essere anche un'addizione importante anche per quello che potrebbe essere, anche se speriamo ancora non sia necessaria, la post season della formazione trevigliese. Come siamo messi a questo punto? Ma sinceramente non so niente, so che Alan sta facendo gli esami, quindi non saprei proprio niente. So che la società sa quello che fa e sicuramente farà la scelta giusta in base poi anche all'entità del problema. Esatto.
Ci sono nel frattempo anche problemi, dovrebbero sapere questa settimana anche riguardo la faccenda Viola Reggio Calabria, che ha tenuto banca un po' nelle settimane scorse. Entro la metà di questa settimana ci sarà la risposta della Procura federale della FIP riguardo al rinvio alla Tribunale federale della società calabrese. Stanno venendo alla luce anche altri problemi, non solo quello della fideiussione, ma si parla anche di liberatorie di giocatori non rispettate. Quindi vedremo un po' poi. L'unica garanzia che sembra che sia arrivata sicura è che i 3 gradi saranno conclusi entro la fine del campionato, ma questo mi sembra anche una cosa logica, perché sennò si andrebbe anche a, come si dice, a rendere meno regolare l'andamento di un campionato sicuramente importante come quello della A2. Ricordiamo Viola Reggio Calabria, la contestualizziamo velocemente, gli è stata contestata soprattutto inizialmente una falsa fideiussione, che è un documento fondamentale per l'iscrizione estiva al campionato di Serie A2. Il sodalizio calabrese ha dato responsabilità a un broker a cui aveva affidato l'operazione, però tante cose non si sanno bene ancora di preciso, vedremo nei prossimi giorni come si svilupperà soprattutto l'eventuale deferimento. Adesso però dobbiamo andare subito a vedere quello che era il prossimo impegno, domenica in casa, ricordiamo inizio alle ore 17 se non Esatto. ricordo male, contro la Virtus Roma, è una partita importante perché la Virtus Roma è penultima, a prescindere poi da come ci saranno gli sviluppi dell'eventuale classifica, ma avevate perso abbastanza male obiettivamente nella partita d'andata, dove tu però non eri ancora arrivato, e è un'altra di quelle partite chiave per cercare di sfuggire a quelle che sono un po', non diciamo, il lotto dei play-out. Sì, diciamo è la partita chiave in casa nostra dove veniamo da 6 vittorie consecutive, quindi sappiamo che davanti al nostro pubblico abbiamo una marcia in più. C'è sempre qualcosa in più, obiettivamente. Esatto, sì. Virtus è una buona squadra, un'ottima squadra. Adesso anche loro nel mercato invernale hanno cambiato parecchio. E noi siamo lì, sappiamo che dobbiamo vincere, dobbiamo cambiare il registro rispetto alla settimana della partita con Siena, continuare ad allenarci bene come facciamo sempre, poi perché in settimana diamo l'anima e quindi basta seguire il piano partita, un aiuto ai nostri tifosi che c'è sempre e sono venuti anche in tanti a Siena e quindi vediamo di vincere, magari anche bene per fare un bel respiro e affrontare al meglio poi di Quello che è poi partita in partita. il Esatto, rush perché finale. la classifica è talmente corta che Ecco, una chiederei alla settimana regia vinci. cortesemente se mi può rimettere in sovraimpressione la classifica che avevamo già visto prima. Eccola, grazie. Esatto, perché una settimana vinci e ti sembra di essere tranquillo, la Posto. settimana dopo che hai perso guardi Torni di indietro. nuovo nel Esatto, poi calderone. esatto. Di questa classifica ti torna un po' tutto per quello che è un po' la tua conoscenza di questo girone. Sì, diciamo che Casale Monferrato, Legnano, la stessa Scafati, Tortona che poi ha vinto la Coppa Italia, sono lì davanti. Mi ha fatto impressione Reggio Calabria, perché non avendoci mai giocato contro, però visto che nel girone di ritorno Hanno ha fatto parecchi fatto punti. un bel filotto di vittorie, si è portata molto in alto in classifica e le altre sono tutte lì, sono a distanza di 4 punti massimo. Noi abbiamo ancora una partita da recuperare in un campo comunque difficile, può essere Napoli. Diciamo Speriamo che che quel quella. momento, magari, speriamo che la Esatto. situazione magari sia già un po' più decisa e magari vi troverete magari in una situazione un pochino meno Ma sai, pesante, però non è mai detto perché sai, non esatto. c'è peggior cosa di andare a giocare con chi è scarico e non ha nulla da perdere di Sì, solito. beh, chiaro, quello sì, però sai, pensare partita in partita, beh, come ho detto prima, una settimana c'hai il sorriso perché ti sembra di essere molto avanti, la settimana dopo perdi e sei quasi con l'acqua alla gola, quindi affrontiamo partita dopo partita e di fare il meglio sempre di settimana in settimana. Visti in ripresa televisiva, sono sembrati un'eccellente coppia. Visti in campo, mi confermi che sono veramente buoni tutti e due i stranieri di Siena.
Beh, diciamo che, vabbè, Kitzlin a Treviglio lo conoscono bene e Banks è un passato anche nei Lakers, quindi credo Non è proprio che l'ultimo che non ci hanno passa, bisogno di diciamo. presentazioni. Due giocatori super, sia fisicamente, tecnicamente, tiratori, tutte e due possono mettere la palla per terra, quindi veramente difficile marcare. Di quelli che hai incontrato fino adesso, qual è lo straniero che ti ha impressionato di più? Ma ce ne sono tanti, che ogni settimana Obiettivamente tutte le squadre veramente almeno gli uno buono stranieri c'è. sono sì. Diciamo che Buono, buoni Evans mi ha ce n'è. fatto molta impressione perché è 2,6 m, però mette la palla per terra come un esterno. E non ce ne sono E tanti non è così, poco, esatto. come si dice, non è così Forse facile perché è quello un trovarlo. po' più E fresco, magari, però, no, però veramente lui, anche Sims, quello di dell'Eurobasket, è veramente super giocatore. Poi secondo me un altro fortissimo è Sorokas, che sta facendo un altro campionato incredibile. Perfetto. Siamo in chiusura della prima parte della nostra trasmissione, quindi diamo di nuovo indietro la linea alla regia per la prima pausa pubblicitaria. Torniamo in studio e affrontiamo quella che è l'altra faccia della A2 maschile bergamasca. Parliamo della Bergamo Basket 2014. Avevamo già accennato in apertura del importante e bel successo casalingo di sabato sera al Palanorda contro Imola, la seconda vittoria consecutiva, per la prima volta in stagione i giallorini del Cittadino hanno conseguito due vittorie consecutive. In collegamento telefonico oggi abbiamo Andrea Vincenzuto, che è il vice allenatore. Lo era prima di Cece Ciocca, ora lo è di Giancarlo Sacco. Andrea, mi senti? Sì, salve, buongiorno a tutti, buonasera. Allora, Andrea, i primi 2 minuti hanno un po' preoccupato, perché obiettivamente nei primi 4 minuti, scusami, Imola non aveva sbagliato un tiro. Sì, non aveva sbagliato un tiro, è vero anche che probabilmente soprattutto nei primi 3 minuti non siamo stati proprio attentissimi, soprattutto in transizione, a chiudere comunque i loro tiratori e questo un po' ci è costato caro perché siamo partiti 13-2 pronti via dopo 3 minuti, obbligandoci fondamentalmente subito a chiamare timeout. Poi dopo, come dicevi tu, molto meglio, soprattutto in fase di difesa a metà campo, dove siamo riusciti a fare un buon lavoro, soprattutto sui close-out, limitando un po' quelli che invece erano state situazioni del tiro a 3 punti che nei primi minuti ci avevano oggettivamente messo in difficoltà. Ecco, rispetto a quello che era previsto, o perlomeno che pensavo, non so se era nel vostro piano partita, sinceramente non mi aspettavo che Imola giocasse un pochino più internamente, invece è stata veramente tanto tanto perimetrale. Sì, diciamo che ha giocato tanto perimetrale anche perché è andato molto spesso con quintetti piccoli. Ha preferito giocare molto anche con Alviti da 4 per tanto tempo, addirittura a volte comprato che curava i nostri Esatto, 4. e giocava con un solo lungo che poteva essere Wilson, che andava a giocare da 5, ma che giocava sempre fronte a canestro, in fine conti. Sì, anche lui è un lungo a cui piace molto poppare in situazioni di blocco sulla palla e questo li porta ad avere molte, molte spaziature. Hanno cercato tanto anche parato in post basso loro, e chiaramente però magari contro Sergio da 3, una situazione non che li porta non sempre i vantaggi che magari può avere come giocatore contro altri 3 un po' più piccoli, ecco. Però sì, diciamo che questo a noi da un certo punto di vista ci ha favorito perché anche i nostri lunghi comunque gradiscono come Sì, situazione anche la infatti. difesa a fronte, quindi ci accoppiamo bene, ecco, da questo punto di vista. Hollis è un po' che con voi. Ne parlavo prima con il nostro ospite Marco Planezio. Io ho l'impressione, mi ha dato l'impressione che in questo campionato Damian può fare canestro quando vuole. Ho un'impressione Beh, sbagliata? no, diciamo che il talento di questo giocatore è tanto. E tanto, ma poi la sua caratteristica principale è il fatto che in attacco può fare veramente tutto a questo livello. Nel senso che, soprattutto se parliamo da 4, oggettivamente fronte può battere moltissimi 4, soprattutto in situazioni dinamiche, perché può mettere palla a terra con ambo le mani, può usare un ottimo palleggio di tiro e poi la capacità con queste braccia infinite di ferro. E spalla canestro comunque ha un tiro in semiallontanamento o dai 5 metri, che oggettivamente è immarcabile e tante volte può sbagliarlo solo lui. Quindi
a livello di caratteristiche non è un giocatore semplice da difendere, e adesso che sta entrando in forma, onestamente, lo sto dimostrando. Obiettivamente, ecco, all'inizio era abbastanza prevedibile che arrivando da una sosta, dovendosi allenare da solo in quel di Varese, non potesse avere quello che si dice il ritmo partita. Sì, non aveva lo smalto che sta guadagnando pian pianino adesso. È chiaro che mancano ancora 5 partite, per cui c'è ancora tempo, però si vede che sta migliorando, si vede che sta tenendo sempre meglio il campo per più minuti, e questo sicuramente per noi sarà un plus nel finale di stagione, assolutamente. Adesso ti volevo fare una domanda che non vuole essere scomoda, ma soltanto per rimarcare non le differenze, non di sicuro i difetti. Tu sei stato per più di 4 anni, credo, con Cece Ciocca, adesso è da qualche mese, da un paio di mesi che sei con Sacco. Quali sono secondo te le differenze tra i due? Beh, ce ne sono tante, tante, anche perché probabilmente sono due persone molto diverse proprio a livello caratteriale, quindi questo nel loro modo di allenare li rende molto difficile da paragonare onestamente. Diciamo che sicuramente io da Cece ho imparato tantissimo, anche perché ci ho lavorato praticamente una vita, 3 anni qua a Bergamo, uno a Pordenone, e quindi ora come ora dire tutto quello che di positivo c'è nel suo modo di allenare per me sembra quasi banale, perché ovviamente tanto di quello che so lo devo a lui. Sicuramente lo Sacco ha delle caratteristiche diverse a livello probabilmente anche di gestione, lo vedete voi in campo, ha un modo di allenare diverso, soprattutto anche in partita, però diciamo che probabilmente in questo momento serviva anche questo suo modo, e difatti anche la squadra sta rispondendo bene a questo cambio, che oggettivamente è stato tra due allenatori diversi tra loro, ecco, Sì, questo è questo sicuro. non vuol dire portare a minor valore uno dall'altro, sono due cose abbastanza diverse, quello Sì, possiamo dirlo tranquillamente. assolutamente, assolutamente. Difatti è onestamente difficile un confronto tra i due. Vediamo invece allora a quello che è il domani, che è molto vicino. Sì. Beh, Sabato sera, 8:30, sì, Pala Norda contro Zinuovi, che è ultima. Se dobbiamo pensare alla esatto. partita d'andata, è meglio che non ci ripensiamo, però forse è stata anche l'ultima. Possiamo anche, se mi consenti, tu che vedi tante partite perché prepari video, eccetera, secondo me forse è stata l'ultima vera buona partita di Orzinuovi, poi è andata a finire in quel turbinio di cambi vari che ha fatto Sì. negli ultimi mesi. Che alla fin fine, possiamo dirlo con dati di fatto in mano, non hanno portato sicuramente tanto beneficio alla formazione orceana. L'impressione che ho io da fuori è che ora come ora siano una squadra molto perimetrale, troppo forse perimetrale, con due guardie di sicuro talento come Raffa e Smith, ma che giocano spesso in proprio. Dico qualcosa di Sì. eretico? No, no, di eretico no, ma anche perché nella girandola di cambi che hanno fatto tra giocatori e anche tra allenatori, purtroppo non c'è da dimenticarsi che hanno perso probabilmente una delle pedine fondamentali del loro scacchiere, che è il capitano Valenti. Lui è quel giocatore che secondo me può dargli anche questa dimensione interna, magari col gioco senza palla, con i roll, ma anche un po' sbasso, che probabilmente altri giocatori in questo momento fanno un po' più fatica a dargli. E quindi questo sicuramente non li ha aiutati, questo è stato uno stop lungo, l'abbiamo visto in panchina nelle ultime due partite, soprattutto la penultima, non sappiamo quando rientrerà, forse con noi, forse no, non lo sappiamo, noi comunque ci prepareremo a tutto. Per quanto riguarda il resto, confermo, cioè, tendenzialmente c'è una squadra che ha avuto anche sfortuna in alcuni risultati, perché ne ha perse tante di poco, però sì, una squadra di talento, con i due Diciamo giocatori americani talento forse oggettivamente. individuale, ma poco al servizio della squadra. Sì, onestamente hanno tante situazioni dove poi se la giocano i due giocatori stranieri, però c'è da dire che se non difendere possono fare 60 punti senza problemi, perché hanno veramente tantissimi punti nelle mani. Noi all'andata un po' ce ne siamo accorti, non c'era ovviamente Smith,
Però Rafa oggettivamente ogni volta che abbiamo sbagliato ha dimostrato cosa fosse in grado di fare Sì, e l'abbiamo al sofferto. termine della partita, sinceramente, adesso non ricordo bene se era finita di 16, mi sembra, o qualcosa del genere. Obiettivamente era stato anche stretto, perché come si era vista la partita, a un certo punto se ne potevano portare a casa, come si dice, molti di più, e non ci sarebbe stato niente da dire. Il problema di giocare contro squadre di questo tipo qui è esattamente questo. Se s'attendono, poi, grazie al loro talento, diventano veramente difficili da marcare. Quindi sarà importante, a differenza di quello che purtroppo è successo all'andata contro di loro, cercare di contenerli dall'inizio, di non rischiare una vampata iniziale che magari faccia accendere 2, 3, 4 giocatori come è successo all'andata, perché poi si è acceso anche Mario Gerschetti Sì, e poi fece c'era con noi anche un'ottima, Strautins, aveva fatto delle ottima, ottima buone partita. cose. Esatto, e lì se entrano in fiducia poi hanno veramente la capacità di tirare anche da metà campo, tra virgolette. Quindi dovremmo essere bravi in questo, a contenere il loro enorme, debordante talento, soprattutto sugli esterni. Questa potrebbe essere una chiave importante per una gara che, a prescindere anche magari solo dal ribaltare, ma già una vittoria potrebbe essere importante ai fini dei playoff, e ai fini soprattutto di mandare ancora più indietro Zinovi, e veramente a quel punto sarebbe difficile per loro risalire. Sì, credo che, come dici tu, sarà una partita comunque dalle grandi motivazioni per entrambe, perché loro devono fare tutto per vincere in modo tale da riaccorciare ancora contro di noi e rimanere lì pronti eventualmente a riprenderci. Per noi, d'altro canto, dovessimo vincere vorrebbe dire un più 6 contro di loro a 4 giornate alla fine, che sarebbe un margine comunque importante. Quindi la verità sarà chi riuscirà a gestire meglio le motivazioni, a trasformarle in energie piuttosto che in nervosismo, poi avrà la chiave per magari giocare meglio la propria pallacanestro. Però è una partita oggettivamente che conta tanto per tutti, quello è poco ma sicuro. Ribadiamo l'appuntamento di sabato sera. Non voglio dimenticare però anche il successo di ieri sera con i tuoi under 19 hit, 7-0-6-9 contro Cernusco, giusto? Esatto, sì, under 18, sì, 18, siamo. scusami, viene, forse di Esatto, cambiare categorie mi viene sempre. Quindi under sì, 18 abbiamo anche lì. Elite è un altro passo in avanti per cercare di raccogliere qualcosina anche a livello giovanile, giusto? Sì, abbiamo questa squadra che sta lavorando bene, onestamente, sta facendo un ottimo campionato. Siamo arrivati al girone gold dopo un ottimo girone di qualificazione. Adesso abbiamo vinto ieri una partita contro Cernusco, appunto. Passo passo stiamo cercando anche lì di costruire qualcosina, anche in ottica prima squadra, con dei giocatori che sicuramente stanno dimostrando interessanti e che oltre a darci una mano, tra virgolette, in allenamento con i grandi e ottenendo anche loro gratificazioni, perché comunque andarsi in Serie A è pur sempre una veramente un'esperienza super, anche perché ci sono giocatori che possono insegnare tanto alla nostra squadra, poi a livello giovanile trovano modo di applicare quello che riescono a imparare sopra, per cui speriamo che il processo continui. Perfetto, allora, 20 e 30, Palanorda, BB14 contro Orzi Nuovi. Grazie Andrea e bocca al lupo per il proseguo. Grazie a voi, buona continuazione, a presto. Torniamo quindi in studio e abbiamo detto quindi l'appuntamento della BB14, abbiamo già detto prima della vittoria della Falsicura del Valsalbino a Cagliari, un risultato importante che ha permesso alla formazione allenata da Giuliano Stibile di allungare un po' in classifica rispetto alle ultime, e proprio per cercare di chiudere quello che è un po' il discorso salvezza, sarà importante la gara interna di sabato sera alle 21 contro San Martino di Lupari. San Martino di Lupari è stata probabilmente una delle gare peggiori dell'anno della formazione seriana, dove venne veramente messa sotto, come si suol dire, però è un risultato che è importante. Per quanto riguarda la B, abbiamo detto la sconfitta dell'Alto Sibina Scandiano. Sabato sera invece alla Palaromele sarà di scena Lecco, un Lecco che arriva senza almeno due o tre giocatori, perché mi ricordo che sono Cacace, Spera e Maccaferri che sono fuori. Infatti ha fatto molta fatica Lecco a vincere in casa contro la Virtus Padova, un'occasione per la formazione nata da Massimo Giobartoni di tornare un po' in quello che è il giro della giro salvezza dopo la vittoria casalinga della rivale Palermo contro Bernareggio, che ha riportato in ultima posizione la formazione Sebina. Passiamo ora al campionato di Serie C maschile regionale Silver, e abbiamo in collegamento telefonico Marco Tucci, che è presidente della Virtus Pallacanestro Gorle. Marco, mi senti? Sì, certo, buonasera a tutti.
Allora Marco, tu possiamo dirla, reentré da presidente, non sei, sei sempre stato nel giro di Gorle, che lo ricordi, se non ricordo male, hai fondato tu e tuo cugino, giusto? Sì, nell'89, poi nel 90 primo campionato. Vabbè, quindi. Comunque eravate i due, cantando io ero convinto che eravate fratelli, invece eravate semplici Cugini, cugini. sì. Marco, perché questo rientro? Ah, Perché alla perché fine la passione c'è dopo, sempre? sì, sono sempre seguita, comunque ho sempre aiutato la società, il vecchio presidente, quello che ho sostituito, ha fatto un lavoro veramente splendido negli ultimi anni e ha tenuto la società veramente in ottime condizioni. E per problemi personali mi ha rappresentato il fatto che aveva l'esigenza di passare la mano, io mi sono messo a disposizione e spero di fare bene quanto lui, anche se sarà difficile. È stato veramente Enzo Galluzzo, devo dire, negli ultimi anni ha fatto un ottimo lavoro a Gorle. Soddisfatto di questa stagione? È Considerate anche le sicuramente migliore delle difficoltà con cui precedenti. eravate partiti. Migliore delle precedenti, è un campionato molto complicato, ci sono ben 10 squadre in pochissimi punti, ogni risultato è contraddittorio, quindi non si può mai fare una previsione. È un bellissimo campionato sotto un certo punto di vista. Sarà combattuto fino all'ultimo e vediamo se riusciamo finalmente, dopo tantissimi anni, a ricavarci la soddisfazione di poter fare la fase playoff che a Gorle manca da tantissimi anni. Cioè, la facevamo quando eravamo in Serie D per tornare in C-Silver, ma in Serie C non siamo mai riusciti. Passiamo un po', usciamo un po' da quella che è la realtà di Gorle e ti chiedo di dare uno sguardo invece a quello che è il complesso della pallacanestro bergamasca. Cosa ti piace e cosa ti piace di meno? A me non piace quasi niente, devo essere sincero. Per, Finalmente infatti, per qualcuno che non tanti è anni, diplomatico, dai. infatti per tanti anni mi sono chiuso in me stesso, mi sono occupato soltanto della mia società e di potergli dare una mano. Io non vedo a Bergamo la possibilità di alzare la testa, come si suol dire. Non ci sono i mezzi per nessuno e non c'è, secondo me, neanche una grande qualità tecnica nei dirigenti. Bergamo è calcio, punto. E i numeri al palazzetto credo siano sempre gli stessi che c'erano 15 anni fa. O che non vedo una grande possibilità per la pallacanestro bergamasca di poter finalmente elevare la propria qualità. Ci sono sicuramente delle ottime società. Io ho molta stima dell'Excelsior che sul territorio bergamasco, cioè soprattutto in città, sta facendo molto bene a livello giovanile e secondo me è un buon polmone per quello che è la crescita del movimento. Poi altro non vedo, no, sinceramente sono tante piccole realtà che abbiamo visto storicamente, anche e soprattutto negli ultimi anni, difficilmente hanno collaborato con serenità e con progetti costruttivi. Noi stessi siamo rimasti isolati e non abbiamo accettato nessun tipo di collaborazione, nella convinzione che tanto comunque sarebbe stata sterile e, come io ho già avuto prova in passato, non avrebbe prodotto niente se non un ulteriore impoverimento. Io mi auguro che le cose possano cambiare, però ci vogliono mezzi economici che per il basket secondo me in questa provincia non ci sono, in generale per lo sport di questi tempi, però per il basket ancora meno e ci vuole tanta preparazione, io l'ho visto sulla mia pelle, non si possono improvvisare le cose e devo dire che nel basket se rimaniamo nelle minori riusciamo ancora a fare qualcosa di buono, appena dobbiamo confrontarci con un po' di professionalità, effettivamente dobbiamo fare i conti con noi stessi e non vedo grande preparazione. Adesso allora devo ribaltare una domanda che faccio di solito, allora questa qui la devo ribaltare. E in quel poco che ti piace cosa c'è? Ma l'ho detto, la voglia di gente che lo fa con grande passione, come possono essere, come dicevo prima, gli amici dell'Excelsior,
la voglia di comunque di dare un servizio sociale come facciamo noi a Gorle, fanno anche altre persone, finalizzato alla crescita della persona, non alla creazione di un patrimonio. Patrimoni non se ne creano nel nostro ambiente, dal mio punto di vista. Allevare in serie i giocatori per sperare che possano rendere qualcosa in un futuro, la vedo come qualcosa di utopico. Magari questo può, lavorando sulle persone, magari sui numeri, questo può anche succedere, però può essere conseguenziale, ma non deve essere l'unico fine, dici. Sì, io devo dire, qualcuno questo ideale ce l'ha e questo mi piace. Non mi piace quelli che non hanno questi ideali, non mi piacciono, non mi sono mai piaciuti e non mi piaceranno mai quelli che non hanno questi ideali. Noi a Gorle, nel nostro piccolo, lavoriamo sulle persone, qualche volta ci riusciamo, qualche volta no, nessuno è perfetto, e qualche buon giocatore l'abbiamo anche creato, qualcuno della nostra prima squadra viene dal nostro settore giovanile, posso citare Poloni, Beretta, abbiamo Santinelli che loro hanno, Boccafurni che adesso è andato a Iseo, loro hanno avuto anche una parentesi magari in qualche campionato un po' più serio con un'altra società, però abbiamo Tontini, insomma nel nostro piccolo qualcosa abbiamo creato e ce lo portiamo in prima squadra e lo facciamo crescere, e questo è un bel risultato, ma sempre con la finalità di lavorare sulle persone, non per altri meno nobili fini. Il futuro a breve termine? Restare a galla, cercare di avere sempre un budget che ci consenta di fare qualcosa di decoroso nella categoria in cui siamo. È sempre difficile trovare qualcuno che è disposto a investire nello sport, di questi tempi ancora di meno, negli ultimi anni è stato veramente un impoverimento dal mio punto di vista. Io ho la fortuna di avere degli amici, che un amico in particolare che ci aiuta, è una bellissima azienda, Bellini, che ci sta dando una grossa mano, ci ha fatto un contratto fino al 2020, quindi siamo abbastanza tranquilli. Poi io nel mio piccolo ci metto qualcosa anch'io, aiuto, e questo è una piccola base sulla quale poter programmare. Poi di anno in anno le contingenze ci diranno cosa potremo fare, perché poi è ovvio che uno può fare un determinato tipo di progetto di squadra, ma poi se il livello generale si alza diventa tutto più complicato. Devo dire che la C-Silver è abbastanza complicata, perché ogni anno... Ti piace come campionato? È un campionato di buon livello, secondo me, non è male. Ci sono degli ottimi giocatori. Anche tra i giovani, c'è anche qualche giovane molto interessante. Questo progetto di scrivere squadre giovanili, secondo me non è una cosa sbagliata. Ma anche se magari la Virtus Brescia, per esempio, che noi abbiamo sempre in girone, retrocede ogni anno, però presenta sul palcoscenico qualche ragazzo interessante, gli dà la possibilità di confrontarsi magari con gente molto più esperta. Poi ci sono dei giocatori molto interessanti che vengono da esperienze di campionati superiori, hanno giocato anche a ottimi livelli, Zanella e altri. Sono sicuramente dei giocatori contro i quali giocare è divertente, e questo è molto stimolante, quindi è un campionato secondo me da livello abbastanza elevato. Poi ci sono stagioni tipo quelle passate nel quale c'erano squadre che erano veramente fuori categoria e quindi c'era un divario molto, molto enorme tra le prime della classe e il resto delle squadre. Quest'anno non è così, per fortuna, anche se le prime sono sicuramente di un livello superiore, però questo equilibrio rende il tutto molto divertente. Speriamo di divertirci alla fine della stagione, mancano poche partite, siamo lì e non vorrei trovarmi poi con la delusione. Se ci riusciremo sarò contento, però comunque è stata una stagione veramente molto interessante, molto divertente. Perfetto, grazie Marco, appuntamento alla prossima occasione. Grazie a voi. Diamo quindi di nuovo la linea alla regia per la seconda e ultima pausa pubblicitaria. Terza e ultima parte della nostra trasmissione e continuiamo con quella che è un po' la panoramica di questa settimana con le cosiddette minors e avversario della Virtus Gorle del presidente Marco Tucci era la Persico Seriana Basket
di cui abbiamo in collegamento telefonico l'allenatore Filippo Baroggi. Filippo, mi senti? Sì, ti sento. Allora, è stata una stagione, dire, travagliata, giusto? Sì, innanzitutto ciao a tutti. So che hai ospite Marco Plamezzo, quindi un saluto, un abbraccio anche a Marco e a tutti i Ciao. telespettatori. Sì, è stata una stagione molto travagliata, molto molto travagliata. Facevamo giusto ieri il calcolo con il presidente su 11 senior roster che abbiamo a disposizione, non ce n'è stato uno che non si sia infortunato, perché con la testata che ha preso Zappa durante la partita con Gorle abbiamo fatto un play-in. Siamo partiti già privi di Nani in prestagione, poi Comeri ha avuto problema all'anca e poi via via tutti almeno una partita l'hanno saltata per varie vicissitudini e quindi sì, è abbastanza travagliata questa stagione, sì. Diciamo che non siete mai riusciti a mettere in campo la squadra che avevate in mente quest'estate. No, non siamo mai riusciti a mettere in campo la squadra che avevamo in mente quest'estate, anche perché come quest'estate non siamo partiti, perché Craglio, che era stato confermato rispetto al roster dell'anno scorso, ha fatto altre scelte e ce l'ha comunicato a settembre e Comerio il problema all'anca è uscito a settembre e Nani alla prima amichevole in prestagione si è rotto tutto quello che poteva rompersi in un ginocchio e quindi poi siamo dovuti ricorrere sul mercato prendendo tre ragazzi di sicuro spessore, però giovani, parte Zappa che comunque aveva già giocato per noi ed è un giocatore collaudato, Albani e Ricci sono la prima volta che si affaccia in una categoria come la C2 o la C-Silver come la vogliamo chiamare, quindi sì, abbiamo fatto un po' di fatica, non ti nascondo che a volte ci siamo trovati in palestra a fare 5 contro 0 e addirittura una volta un ragazzo si è scavigliato, quindi ci siamo trovati a finire allenamento in 4. Però vogliamo guardare anche il lato positivo, 8 vinte delle ultime 10. 8 vinte delle ultime 10 con tanto cuore e con tanto cuore possiamo dire che abbiamo perso contro la più forte del campionato che è Soresina, che obiettivamente a livello e qualitativo e di quantità è più forte di noi, Giudici, Masper, Guzzoni, tutti i ragazzi che hanno fatto, beh, Masper 20 anni di Serie A, ma che hanno fatto tutti tra la B1 e la C1 sempre, e poi abbiamo perso contro Quistello 2 settimane fa, mi rimane il rammarico di non aver potuto schierare Bruno Silva, che Marco conosce bene, perché aveva i crampi allo stomaco e non è riuscito nemmeno a fare il riscaldamento. Forse con Bruno, è chiaro che coi se, coi ma non si va da nessuna parte, ma forse con Bruno qualcosina sarebbe cambiato. 8 vinte nelle ultime 10 con risultati importanti perché supplementare a Veronanuova, supplementare a Prevalle, ribaltando quasi tutte le differenze canestri dell'andata, significa che siamo al completo, siamo indubbiamente una buona squadra, magari non la più forte, ma siamo una buona squadra. Per giocarsela fino alla fine. Non ho capito, scusami, Per Germano. giocarvela fino alla fine. Ah sì, beh, il nostro obiettivo di inizio stagione era entrare ai playoff anche all'ultima giornata, nell'ultimo slot disponibile. Adesso ce la stiamo giocando, abbiamo fatto mesi a essere tra il terz'ultimo e il penultimo posto, adesso ce la stiamo giocando, siamo lì, è chiaro che è durissima perché la prossima partita andiamo a Lumezzane che è un campo difficile e hanno il nostro cesso score. Poi abbiamo in casa Asola dove l'abbiamo vinto e a oggi non siamo ancora riusciti a capire come abbiamo fatto e perché eravamo veramente alla canna del gas e ce la giochiamo, poi ai playoff come tu sai bene vince poi chi più in forma, chi arriva meglio, chi ha gli accoppiamenti più facili, non vince sempre il più forte, Chi quindi arriva noi meglio nel ce la momento giochiamo. giusto. Sì, assolutamente. Filippo, volevo uscire un attimo da quello che è la realtà del campionato Serie A Basket. Sì. Tu arrivi da una realtà varesina, giusto?
sei un ex romorino, possiamo dirlo. Sì, no, si può dirlo con un pizzico di orgoglio anche, Esatto, dai. romorino. Hai fatto un po' anche di minors a Varesine, giusto? Sì, Che certo. differenze hai trovato? Abissali nel concreto. Beh, la mia esperienza in Robur, si tratta di assistentato e allenatore nel vario settore giovanile, quindi nelle categorie delle fasce alte, sia eccellenza che regionali. Poi sono stato catapultato come vice allenatore in Serie B e poi ho deciso di prendere la mia strada nelle minors varesine. Diciamo che nel girone B, che poi è il girone del mio vecchio campionato, c'è un po' meno organizzazione e un po' meno, come dire, talento esterno. Ecco, non ci sono croati, inglesi, svedesi, non ci sono acquisti in corsa, ci sono squadre che sono fatti in maniera autoctona o dal settore giovanile o comunque da persone che sono prese nella zona, forse perché ci sono anche stipendi un pochino più bassi e forse perché ci sono talmente tante squadre, basti vedere il girone è composto da metà varesine, metà milanesi e due comasche, che fa sì che il campionato sia un pochino più come dire, non di livello basso, che il livello è il medesimo, ma che sia un po' più fatto da persone che sono del luogo. Non ci sono professionisti, anche la stessa Cantù, che a detta di tutti è la squadra che ha più talento di tutti e tre i gironi, si ritrova di Giulio Maria, che è un canturino acquisito perché ha vissuto a Cantù e vive a Cantù e lavora per il settore giovanile della BC Cantù. I due Molteni che sono Brianzoli, Pifferi che è Brianzolo, quindi è tutta gente, sono tutti cavalli di ritorno che ritornano appunto alla loro alma mater per cercare di divertirsi la sera. Invece nel girone C, nel nostro girone, ho trovato un pochino più di professionismo e quindi anche professionalità, persone che fanno allenamenti doppi, fanno video, anche noi facciamo video, che si organizzano in maniera diversa anche le trasferte, pubblico molto caldo, è diverso. Non parlo di livello tecnico, ma parlo proprio di differenze sostanziali. Ti è piaciuto finora? Sì, molto, molto, ma mi è piaciuto perché ho trovato una società a misura d'uomo, era quello che cercavo. E come ho già detto, non è una sviolinata, come ho già detto anche al presidente, forse per me io firmerei per i prossimi 10 anni perché mi trovo bene, la squadra è giovane, la dirigenza non mette assolutamente pressione, sono assolutamente conscio che chi inizia prendendo una squadra che l'anno scorso ha fatto la semifinale playoff e inizia con uno 0-4, probabilmente sarebbe già a casa tagliato. Hanno avuto la pazienza di aspettarmi, hanno aspettato la squadra, i ragazzi sono tutti giovani di sicuro valore, c'è gente che vuol venire in Seriana Basket perché la Seriana Basket è diventata un'ambizione, il settore giovanile è gestito da Livio Mostosi, abbiamo uno staff tecnico tutti al di sotto dei 40 anni, il mini basket è gestito da Marco Merelli. E abbiamo qualcosa come 120 iscritti, strutture pazzesche perché io ho provato ad andare ad allenare per esempio in Pallacanestro Varese dove ci allenavamo nella palestra delle scuole e non c'era parquet, non c'era nemmeno gli spazi per la Riga da 3, direi che la società è veramente ottima, mi trovo bene perché la società è ottima. Un punto negativo che ci sei visto nella pallacanestro bergamasca. Cosa non ti piace? Guarda, difficile trovarlo. Vedo che il tutto è preso con molta, come dire, molto di petto. Ecco, non c'è molta diplomazia. Quello forse non dico che sia un punto negativo, ma è una differenza rispetto a da dove arrivo io. Magari ci sono dei piccoli rancori tra le società.
le mantovane giocano di venerdì e mettono in difficoltà chi ha 2 ore di trasferta, però poi il loro derby lo giocano di sabato. E allora vuol dire che di sabato potete giocare. Ci sono queste piccole incongruenze che vedo, ma che poi alla fine lasciano il tempo che trovano, e poi alla fine è il campo quello che decide, e uno se è forte di venerdì è forte anche di sabato, quindi se perdi sei più scarso. Ricordiamo il prossimo appuntamento. Prossimo appuntamento, andiamo sabato a Lumezzane. Sabato in trasferta a Lumezzane, giocano al palazzetto di Gussago alle ore 18. A ieri abbiamo ancora qualche infortunato, abbiamo Orlandi che ha un dito fuori posto, abbiamo dei problemi ai legamenti del dito, abbiamo Bassi che è da 3 mesi che sta recuperando da uno strappo importante, forse dovrebbe rientrare sabato, ma non ne siamo sicuri perché anche ieri non si è allenato. Abbiamo sempre Bruno che gioca, nonostante stia facendo delle ottime prestazioni, gioca su una caviglia fuori posto, e quindi allenamento siamo sempre incerottati, poi cerchiamo di dare qualcosina in più durante le partite. Sì, però ormai vi siete abituati in una certa maniera che se dovesse essere tutti a posto in una partita non vi ritrovereste più. Ah no, certo, io c'è stato soltanto una settimana in cui mi ho fatto allenamento a completo contro Prevalle, non mi sembrava vero. Addirittura ho cacciato gli under perché non mi sembrava vero. È chiaro che mi piacerebbe avere tutte le settimane così, quello sicuramente. Grazie Filippo, appuntamento alla prossima occasione, buon fine Grazie a te, saluti campionato. a Marco, saluti a tutti. Ciao. Torniamo in studio per andare a fare un piccolo finale che riguarda gli Under 18. Ieri sera al Palatreviglio la Remer Blu Arobica Bergamo di Mauro Zambelli si è imposta 6-7 o 6-6, non ricordo bene, 6-1 contro il Basket Trieste, un risultato importante che rimette un po' in carreggiata gli Under 18 bergamaschi dopo la sconfitta in attesa del turno precedente contro l'Accademia Alto Milanese Legnano. Siamo in chiusura, grazie a Marco Planezio, Grazie in bocca al lupo per il prosieguo. Io ti auguro che sia breve, perché vorrebbe dire tutta una serie di avrebbe tutta una serie di Chiaro. conseguenze, giusto? Ringraziamento a voi che ci avete seguito da casa, appuntamento come al solito la settimana prossima e la raccomandazione, concedetemela come al solito, seguite le nostre squadre, soprattutto sui campi. Grazie. Like move to the left, move to the right. Now move a little back and do a thing right now. Ask for me, bounce.